intanto il Palio coinvolge e unisce molti giovani. Quindi questo dal punto di vista sociale ha un grossissimo valore. Piazzale Garibaldi è pronto per l'edizione 2018 del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. Per il Rione Cassero scenderà in pista Walter Pusceddu e Adrian Topalli, la coppia vincente dello scorso anno. Per Porta Fiorentina Dino Pes e Sebastiano Murtas. Infine per Porta Romana c'è la certezza adesso soltanto di Andrea Chessa. Una manifestazione che sta crescendo di anno in anno e che potrebbe essere legata alle altre presenti in Toscana. Creare una rete immaginaria e non solo immaginaria che unisce i pali perlomeno cosiddetti minori della Toscana potrebbe essere un'idea forte, anche facile tutto sommato, per veicolare ovviamente le manifestazioni di tutti. Hanno una caratteristica che ovviamente non si sovrappongono perché... E il presidente di Estra, Francesco Macri, che sostiene assieme a Dubi la manifestazione, ha un sogno nel cassetto. Il Palio dei Rioni è uno dei pali frequentati da grandi fantini che lo vedono anche come percorso di allenamento, di qualificazione, di prova dei cavalli. E sarebbe bello, visto che i pali sono nella nostra storia, anche quella retina, pali alla dritta ma anche pali alla tonda che sono stati fatti fino ai primi del Novecento proprio al Prato. Ci fu anche un'iniziativa di alcuni anni tra gli anni 70 e gli anni 80 al Prato e gli ho detto magari in collaborazione con il Comune d'Arezzo potremmo provare di riutilizzare quella grande location che è il Prato, che ha un anello, è fatto apposta, è concepito fin dall'inizio per quel tipo anche di utilizzo. Magari sarà complicato e difficoltoso, però mi piace pensare che un giorno si possa rivedere una corsa di cavalli, un palio alla tonda anche al Prato.